Sono stati una delle band più in voga degli anni Ottanta, ma oggi sono noti soprattutto come l'ex band di Colin Thompson. Colin, nominato in seguito dalla regina Sir Colin, ha proseguito la sua carriera vendendo milioni di dischi, ha recitato in un film di cassetta e ha creato una sua acqua di colonia, Aroma di Colin. Ma vi faccio una domanda, vi ricordate il nome dell'altro elemento dei pop? Che fine ha fatto Alex Fletcher? Questa sera lo scopriremo su Meteore degli anni Ottanta. Secondo me avrà più successo di American Idol. Allora, che ne dici, Alex? Mi piace un sacco. È così geniale a tutti i livelli che non so da dove cominciare. Ah, buon per te, perché alcuni artisti che abbiamo avvicinato hanno avuto qualche imbarazzo con il termine meteora. Davvero? Davvero? Ah, guarda, io non condivido. Io sono una meteora felice, sul serio. È una dichiarazione chiara. Io vivo nel passato, le cose buone sono rimaste lì, perciò non aspettatevi nulla di nuovo o entusiasmante da me oggi. Sei più leggero così, specialmente al primo appuntamento. Buon per te. Allora, abbiamo già registrato diverse puntate, cominceremo a trasmetterle questa settimana e tra gli interpreti ci saranno gli Ario, Speedwagon. Gli Speedwagon? I Flock of Seagulls. I Flock, ok. Debbie Gibson. Debbie. Tiffany. Una vecchia storia, lei. Frankie Goes to Hollywood. Quindi, relax! Carina questa. Bene, insomma, sono tutti avversari degni. E quante canzoni dovrei cantare in pratica? Ecco, io vorrei farne due, tipo una ballad e poi magari un ritmo più sostenuto, così posso anche ballare. Non posso promettere a nessuno dei partecipanti che canteranno. Non ho capito, sono confuso. Cosa veniamo a fare allora? Una scazzottata. Ecco perché il programma si chiama la Battaglia delle Meteore degli anni Ottanta. Solo il vincitore avrà diritto a cantare. Oh. Oh. Certo, ho capito. Buongiorno, signor Fletcher. Buongiorno, Woody. Buona giornata. Beh, finora me la sono goduta. Eccoci, eccolo qui. Il mio manager.
Senti, guarda, non avevo idea che volessero la box. Nessuno mi ha detto una parola, giuro. No, non è un problema, li posso battere i Flock of Seagulls. Abbiamo fatto un tour con loro nell'89 e li abbiamo pestati. Hanno pianto come femminucce. Stammi a sentire, è colpa mia e mi odio mortalmente per questo, ma non sono arrabbiato. E sai perché? Perché ti sei attaccato ai miei liquori. Perché se lei, Cora Corman, la più grande star del mondo, più grande di Britney e di Christina messe insieme, e indovina chi adora? La sua patria? Te! È una fan sfegatata dei pop e vuole conoscerti, Alex. Aspetta, aspetta. Ma cosa... Khan, mi sei mancato. Alex, c'è qui Sophie per te. Ah, mi pare divertente. Chi è? È venuta per le piante. Ah, ma è Jane che cura le mie piante. Dice che entra ed esce in 5 minuti e che questo è l'orario migliore per lei. A quanto pare è inarrestabile. Mandala su. Allora, ricomincia. Cora Corman mi... Perché hai una donna per le piante? Anzi, perché hai le piante? Perché di tanto in tanto qualche donna mi accompagna a casa e una di loro una volta mi ha detto che le piante fanno sentire le donne a proprio agio. Ah, è così? A proprio agio? Beh, allora se avessi le piante sarei ancora sposato. Sì, il motivo non è il tradimento di Susan o la sua ninfomania sfrenata, ma la tua carenza di vegetazione. Aspetta. Ciao, sono Sophie Fisher. Ah, io sono Alex Fletcher. Non hai ricevuto il messaggio di Jane? No, non ho ascoltato... Ti doveva chiamare per dirti che venivo io a curare le piante per un paio di giorni. Molto bene, perfetto. Beh, accomodati. Grazie. Spero che tu abbia il tuo annaffiatoio, perché Jane ha detto che ognuno deve avere il suo, ma l'ultimo cliente, il signor Werther, 80 anni, non l'aveva e allora mi ha urlato e sgridato in tedesco Schnell, raus, schlampe! Yeah. E purtroppo, conoscendo la lingua, so che stava dicendo. Non c'è lingua peggiore del tedesco per farsi maledire. A dire la verità, so cosa intendi. Una volta sono stato con una Fräulein. Ah, gli attrezzi per le piante sono in cucina sotto il lavello e io ho il mio annaffiatoio. Oh, beh, allora, vielen Dank. Io sono Chris Riley, il manager di Alex. Ah, Sophie Fisher, molto piacere. Allora, cucina? Sì. Perfetto. Insomma, Cora Corman, pensa che meraviglia, ti rendi conto? Aspetta. È una buona idea, pro e contro. Pro, è una mega star, grandissima pubblicità, soldi a palate. Contro? Che qualsiasi cosa tu faccia, fra 40 anni saremo morti tutti e due. Ok, megastar, grandissima pubblicità, soldi a palate contro morte eventuale. Beh, credo che dovremmo farci un pensierino, Chris. Benissimo, perché Cora comincia a girare un video stasera e vuole incontrarci subito dopo, ok? Stasera? Quindi... Vuole vederci stasera? Sì, stasera. Ti sei fatta male? Ce l'hai un cerotto e una crema antibiotica? No, e purtroppo il polmone d'acciaio l'ho dato in affitto. Ok, beh, allora io vado perché, ecco, questo potrebbe infettarsi, non si sta ancora coagulando. Ma, ecco, diciamo che sono un tantino ipocondriaca. E che non si è mai troppo previdenti. E comunque poi torno a finire, sì, perciò torna a trovarmi. Cioè, sei tu che vivi qui, io torno io a trovarti. Vado a farmelo vedere. Comunque tu dovresti averlo, un kit di pronto soccorso. Grazie, buonanotte, ci vediamo. Bizzarra. Non darle la chiave. No.